Allora, questo qui è il flare che sta facendo adesso sulla regione attiva 5:39:01. Una regione che ho monitorato fino a pochi minuti fa, prima che il sole tramontasse al telescopio. Adesso qui restano a disposizione soltanto Cerro Tololo e Big Bear dall'America. Sta però andando ben su perché, come si vede, è già a C9 e sta superando decisamente la barriera di N, perché vedete la curva, la derivata è crescente, non abbiamo ancora raggiunto il punto di flesso che potrebbe essere raggiunto qui a M1, M2 e quindi ad arrivare a un M4, però non possiamo sapere esattamente come andranno le cose in questo momento. Interessante è il rapporto tra 90 e 8, 90 diviso 8, cioè no, no, 9.07 per 10 a meno 6 e 7 e 99 sarebbe 8 per 10 a meno 7. Queste due grandezze vanno rapportate. Quando il rapporto è alto, è segno che 90 diviso 8 è segno che, oppure non so se sono al contrario, 90 diviso 8 diviso 90, 0,089. È un rapporto piuttosto alto. Qui infatti la NASA dà il ratio 0,07, nel frattempo cresceva. Il flare è iniziato alle 15:54 z, cioè alle 16:54 esattamente 20 minuti dopo del nostro tramonto. Supra M in questo momento, lo supera però con un flesso già, diciamo, indirizzato verso il limite, diciamo, della portata di questo flare. A meno che non si propaghi ulteriormente, comunque si vede che la regione è tutta sovraeccitata. E c'è anche questa in simpatia con questa qui. Un zoomed version di questo non è più grosso di questo che ho, quindi non ci casco sulla richiesta di zoomare. Anche qui si vede bene, con meno enfasi, si vede molto bene quant'è l'estensione di questo flare, che è un M1. Allora, il flare è partito quando lo stavo osservando, cioè a partire dalle 16:12, e poi ha raggiunto un picco di C4 quando il sole è tramontato, ha mantenuto questo picco per un certo periodo di tempo e poi si è deciso a salire sopra. Adesso vediamo le immagini che ho preso al momento del tramonto di questo flare. Trasferiamo i dati. Eccolo qua. Allora, il video, questo è il video proprio del tramonto, quando la regione attiva è andata sotto. Adesso deve aspettare un pochettino. Questa è la regione attiva in questione, questo è il video delle ore 12, delle 13:12. Intanto vediamo l'evoluzione, che ha raggiunto M1 e 17 proprio 4-3 minuti fa. Questo è il video del tramonto, quando la regione aveva cominciato a emettere questo flare e l'altra regione aveva
3905 3906 si vede altrettanto bene. Un video molto buono, ma in genere al tramonto non si riesce a vedere proprio niente, invece qui la trasparenza dell'atmosfera è stata particolarmente buona. Questo è un tramonto ripreso in H-alfa, quindi soltanto nella riga Il sole dell'idrogeno. tramonta durante un flare. In questo momento è di classe C4 ed è al centro del sole, in questa regione che sta a destra del camino. C3,92 4 minuti fa. Continuiamo a seguire questo tramonto in H-alfa. Questo delle regioni attive, quella che è appena tramontata, la 3901, e adesso rimane appena appena in vista la 3904-05. Erano le 16:29 in quel momento, cioè le 15:29 del tempo universale, con un'intensità del flare di C4.2. Dopodiché è rimasto più o meno costante per una mezz'ora fino a 59. A 59 ha cominciato a salire e ha avuto questo flare di classe N1.17 che sta concludendo il suo picco proprio in questo momento. Lo possiamo vedere in diretta dal Cile, qui alle 17.08, 16.08 UT o 17.09. Quindi proprio intorno al picco di classe N1. E questo è quanto per questo bel flare della regione 3901, visto da un po' in diretta, un po' dal vivo, diciamo, un po' tramite internet, il suo completamento. Grazie per l'attenzione.